Benvenuti bambini sul mio canale YouTube Fatta Smemorina Catena Rossa. Cioè dovete cliccare sotto lì dove c'è scritto iscriviti. Così potete vedere la fiaba della buonanotte, quella che va in televisione su Sky canale 810 il mercoledì sera alle 20. E la giovedì la trovate sempre qua, quindi iscriviti. Bambini, siamo di nuovo qui nella torretta della casa delle fate. Ah, c'è tantissimo da fare, sapete bambini, perché non lo so se voi l'avete vista, ma la mia bacchetta magica è scappata anche stamattina. Cioè, qua c'è tutto il bosco dei folletti in gran subbuglio. I folletti corrono da tutte le parti perché si sta preparando per una possibile riapertura. Dove? Qua in Catena Rossa alla Porta delle Fate a Sarezzo, in provincia di Brescia. Sì, perché ci sono tutti gli alberi strani. Stiamo parlando proprio delle grandi leggende degli alberi. E allora sapete che cosa vi dico? Vi mando un grandissimissimissimissimissimo abbraccio a tutti voi che seguite la Fata Smemorina. E vi ricordo anche del canale YouTube Fata Smemorina Catena Rossa. Insomma, se volete poi trovare tutte quante le informazioni su www.catenarossa.it. Siamo pronti? Allora, adesso hai fatto pipì e lavato i dentini? Tutti nel letto! Che bei pigiamini! Abbassa la luce e abbraccia chi vuoi. Ecco la fiaba, è pronta per voi. La leggenda dell'albero degli abbracci. Fata Smemorina sta iniziando a decorare tutto il bosco dei folletti, pregustando il possibile ritorno delle famiglie e dei bimbi in Catena Rossa alla Porta delle Fate. Certo che se la mia bacchetta magica facesse il suo lavoro di bacchetta magica, farei molto prima. Pota, invece no, se ne va bel bella a trovare le sue amiche lei, borbotta Fata Smemorina, mentre si aggrappa ad un ramo per appendere il nome dell'albero. Mentre cerca, sgambettando di lena, di arrampicarsi appoggiando un piedone al tronco robusto per scalarlo, si aggrappa con una mano ad una cosa molliccia. «Ai! Chi mi pinza il piede?» chiede sorpreso il folletto. Fata Smemorina si accorge di aver preso la calzetta del folletto Tommy. Scusa, cercavo di salire, ma senza la bacchetta magica non mi riesce proprio. Uff. Ma perché vuoi venire quassù? Gli domanda Tommy dall'alto del castagno. Cerco di mettere questa cosa, insomma. E gli fa vedere una pergamena con la scritta Albero degli Abbracci. Abbracci? Albero? Dove? Tommy si incuriosisce sempre di più. A lui piacciono un sacco i misteri. Ma come? Sei seduto a penzoloni sull'albero degli abbracci e non conosci la sua storia? Se scendi da lì, te la racconto. Beh, lo sanno tutti che alla Smemo piacciono le fiabe e le leggende. Tommy tocca terra con un sol balzo. Seduti appoggiati al tronco ruvido, Fata Smemorina inizia così. Nel bosco dei folletti
abitavano grandi alberi di castagno centenari. Avevano trovato un buon posto per sistemarsi sul versante della collina di Cagnaghe. Il terreno era adeguato, sufficientemente soleggiato e l'aria era sempre frizzantina. Fortunatamente non si soffriva mai l'afa della pianura. Eh già, si stava proprio bene. Le radici si propagavano splendidamente. La pioggia bagnava generosamente ed i vicini con cui chiacchierare erano molti: carpini, olmi, noccioli, tutta gente di montagna, insomma. Gli scoiattoli solleticavano i rami. Tane di lepri e di fagiani non infastidivano nessuno, e da quando i folletti del bosco avevano finito con i litigi, gli schiamazzi, pure loro erano ben accetti. Nel tempo, i semi sparsi sul terreno facevano nascere piantine che un giorno sarebbero svettate nel cielo alte come i loro genitori. C'era spazio per tutti, o quasi. Successe che due castagne, bambini, le castagne sono i semi dell'albero che si chiama castagno, sì, no, il frutto è il riccio, noi mangiamo quello che c'è dentro, cioè il seme, capito? Cioè il frutto del castagno non è la castagna, ma è il riccio, noi mangiamo il seme. Avete capito? Me l'ha detto la Maria Nonna, giuro in giurella che è vero, eh? Insomma, successe che due castagne giunsero in un bel posticino, là in alto, un poco pianeggiante, si intrufolarono nel terriccio e decisero di girare. Ah sì, qua prendo il sole, crescerò forte e possente, allungherò le mie radici fino alla in fondo e... Ah no, carino, guarda che qui ci sono io e tu mi sei troppo vicino, devi scansarti un po' più in là, molto più in là. Ah sì? E tu chi sei? Che ti sei fatto germogliare qua vicino a me? Ah no, bellino, io sono un castagno e ho comprato casa qui. Ah sì? Beh, anche io sono un castagno e anche io ho scelto di farmi una bella casetta qua, dove la vista e il cibo sono ottimi. Beh, se tu stai lì zitto e io qui tranquillo, ci stiamo tutti e due, rispose il primo germoglio. Passò il tempo, le stagioni e gli anni, e i due germogli, che si erano girati uno da una parte e l'altro dall'altra per non parlarsi, iniziarono a crescere. I loro fusti si ingrossarono e divennero più alti finché... Sì? Chi è che mi tocca? Chiese il primo germoglio di anni fa, che ora era cresciuto bello, diritto, sano e forte. Ah no, guarda che sei tu che mi hai battuto contro, con quella corteccia dura, disse il secondo germoglio, anch'egli cresciuto, un po' stortino a dire il vero, e molto più smilzo. Sì? E che ci fai così vicino? Eri là e ora mi pesti i piedi. Ah no, Sei tu che mi spiaccichi le radici, così possente e lungo. Io mi son dovuto pure curvare, che mi portavi via il sole con tutti quei rami. E più il tempo passava, più i due castagni crescevano, più i loro tronchi si avvicinavano, e più litigavano per prendere spazio, finché giunse il vento del nord, stanco della confusione nel bosco. —
Già che c'è voluto un secolo affinché i folletti si dessero una calmata e riportassero il tempo al proprio posto. Non ce la faccio ora a sentire pure voi due. Adesso soffierò così forte che solo uno di voi resterà in piedi. Così non ci saranno più bisticci. E ciò detto, iniziò a spirare fortissimo. Ah sì, io sono robusto e possente, resisterò sicuramente, disse il primo castagno, pieno di sé. Ah no, io sono gracile e storto, non potrò che crollare, rispose il secondo, con un velo di tristezza nella voce. Addio, amico mio, anche se bisticciavamo, io ti ho sempre voluto bene. Mi facevi compagnia, mi riparavi dal sole troppo forte coi tuoi rami alti. In qualche modo mi sentivo sicuro vicino a te. Addio! E chiuse gli occhi, aspettando di essere spazzato via. Il primo castagno, a quelle parole, si commosse moltissimo. Anche lui, a suo modo, voleva bene a quel piccoletto tutto curvo. Con che avrebbe passato ora il suo tempo? Poi gli venne un'idea. «Attaccati a me! Io sarò forte per tutti e due, vedrai!» E il secondo castagno lo cinse con i suoi rami e si tenne stretto a lui più che poté. Il vento del nord soffiò e soffiò ancora, risoffiò più prepotente, ma i due castagni, così abbracciati, resistettero alla sua furia finché esso si placò e scomparve. «Siamo salvi!» gioirono insieme, senza più staccarsi da quell'abbraccio. Da quel giorno, da buoni amici, stettero sorretti l'uno all'altro. Certo, a volte ancora litigavano, ma poi facevano pace, pensando che proprio le loro differenze li avevano aiutati. Da quel giorno, i due castagni divennero inseparabili e nel crescere i loro tronchi si unirono ancora di più. Nel bosco dei folletti, da allora, vennero da tutti chiamati l'albero degli abbracci. Il folletto Tommy resta a bocca aperta. Quella leggenda gli piace tantissimo. Abbraccia Fatas Memorina, poi, così come fanno tutti i bambini, cinge le sue manine al tronco dei due alberi, uniti per sempre dall'amicizia. Scocca un sonoro bacio sulla ruvida corteccia, prende il papiro dalle mani della Fata Smemorina, si arrampica sull'albero e attacca la scritta Albero degli Abbracci. È proprio vero, sapete bambini, nel bosco dei folletti, qua la catena rossa alla porta delle fate, esiste l'albero degli abbracci e aspetta soltanto che voi veniate ad abbracciarlo. Certo, quando si potrà. Però, insomma, è proprio lì ad attendere che voi arriviate. Ma adesso, oh, si è fatto tardi. Si chiudono gli occhietti, spegni la luce e fai sogni dolcetti. Ma ci sono degli altri alberi da scoprire qua alla catena rossa. Vi aspetto alla prossima puntata, bimbi. Buonanotte.